Bentrovati amici telespettatori ad un nuovo appuntamento con l'informazione del Lazio TG in apertura. Parliamo della Valle del Sacco, della bonifica che interessa il SIN di interesse nazionale perché in settimana il sottosegretario del Ministero dell'Ambiente, Salvatore Micillo, sarà nel capoluogo con la deputata del Movimento 5 Stelle Fontana per parlare di bonifica. Allora andiamo a sentire insieme i dettagli. Valle del Sacco, uno dei luoghi più inquinati e pericolosi d'Italia, quest'anno dovrebbero iniziare le operazioni di bonifica con gli oltre 50 milioni di euro già stanziati ed un accordo di programma tra Ministero e Regione. Venerdì prossimo, 8 marzo, si terrà a tal proposito un incontro pubblico organizzato dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Ilaria Fontana. Sull'accordo di programma del sito di interesse nazionale ai fini di bonifica della valle del fiume Sacco sarà presente il sottosegretario di Stato dell'Ambiente Salvatore Micillo. Con l'occasione verranno anche elencate le azioni intraprese finora, le procedure e le priorità negli interventi di bonifica. Si tratta di 8 interventi, tutti nella provincia di Frosinone, da Ceprano ad Anagni, nei quali sono inseriti l'ex discarica Le Lame di Frosinone, l'ex cartiera di Ferentino e l'ex polveriera di Anagni. I comuni, i sindaci e la provincia hanno fatto da tempo ed è tutto nelle mani di Ministero e Regione Lazio. Inoltre restano da completare le bonifiche di Colleferro, avviate da oltre 10 anni e non concluse, sia per mancanza di fondi, sia per la nota vicenda che riguardano la gestione commissariale in capo alla Regione Lazio negli anni dal 2005 e fino al 2013 e sulle quali ancora non è stata fatta chiarezza e rendicontazione, visto che sono stati bruciati almeno 60 milioni di euro e con un solo intervento di bonifica definito. Si tratta del sito di Arpa 2 nel comprensorio industriale di Colleferro. Con l'accordo di programma, l'amministrazione regionale diventa il soggetto gestore dei fondi disponibili, attuatore di tutti gli interventi per la caratterizzazione, la messa in sicurezza, l'analisi del rischio e la bonifica della valle del fiume Sacco. Attraverso questo strumento sarà finalmente possibile mettere a sistema tutte le risorse ancora disponibili, circa 40 milioni di euro, così da portare a termine le varie misure pianificate per il risanamento ambientale. La popolazione locale, afferma la deputata pentastellata Ilaria Fontana, da 30 anni aspetta azioni concrete su bonifiche e prevenzioni e alla Camera stiamo costruendo i presupposti per offrire queste risposte. Per la prima volta questo governo accende i riflettori su questo sito di interesse nazionale da bonificare, ignorato dalle amministrazioni e dai governi che ci hanno preceduto. In quest'area completamente contaminata, continua Fontana, i criminali sono tanti e rivestono ruoli diversi. Non ci limiteremo a stanziare i fondi per le bonifiche, ma sarà attuato un piano di interventi deciso con protocolli operativi e cabine di regia dedicate. Ci fermeremo solo quando avremo restituito ai cittadini la possibilità di tornare a respirare e a vivere dignitosamente. Lazio Pride, Corsa 3, Lizza, ancora il capoluogo con Ostia e Latina. Lazio Pride 2019, il cerchio si stringe attorno a 3 città. Accanto a Frosinone Latina spunta Ostia che raggiunge in finale i 2 centri. Proprio nel litorale romano la manifestazione aveva raggiunto nell'ultima edizione un successo straordinario. Hanno sfilato oltre 20.000 persone. Dunque è corsa a 3 per ospitare l'edizione 2019 della manifestazione bandiera dei diritti LGBT. Il capoluogo sociaro è arrivato in finale grazie al sostegno dei social network e degli utenti che hanno votato online. Chissà che non riesca a spuntarla su Latina ed Ostia. Sul capoluogo pontino però ha espresso un giudizio positivo proprio il comitato Lazio Pride. A Frosinone la candidatura ha fatto molto discutere, a favore tutto il mondo di sinistra, Partito Democratico e Giovani Democratici, contro i movimenti giovanili di Fratelli d'Italia e Lega. Il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta, ha firmato nei giorni scorsi 5 contratti per l'inizio di opere importanti in paese, come la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria e della scuola di Capoleprata. Sentiamo. Cantieri aperti a Supino. Il sindaco del paese lepino, Gianfranco Barletta, ha firmato infatti in questi giorni 5 contratti per i lavori che partiranno a breve. L'importo complessivo degli interventi supera il 1,5 milioni di euro. Questi riguarderanno in particolare la risistemazione della casa del pellegrino nella chiesa di San Pietro, nel cuore del centro storico, l'abitumazione di alcune strade, la risistemazione del palazzetto dello sport, la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria. Tra qualche mese, infatti, si potrà riaprire, adeguamento alle norme di sicurezza e ampliamento della scuola di Capoleprata.
Il paese, dice il sindaco Gianfranco Barletta, si trasformerà in un cantiere. Si aggiungerà a questi lavori il completamento delle facciate di via Marconi e il rifacimento di via Sant'Anna. Nel frattempo prosegue speditamente la realizzazione del nuovo edificio scolastico. Mentre, aggiunge il primo cittadino, siamo in attesa dell'autorizzazione della questura per l'attivazione del sistema di videosorveglianza già installato nel paese nei giorni scorsi. Ed ora parliamo di un focus sulla pagina di storia locale e nazionale nelle pagine del libro Marocchinate di Emiliano Ciotti, ospite di Lazio TV e per te. Questa settimana ci ha raccontato proprio le sue sensazioni, ospite di Francesca Sacchetti. Sentiamo. Quando si parlava di Marocchinate non si riusciva a capire l'entità di questa violenza perpetrata in Italia. L'associazione è stata istituita nel 2010 proprio per studiare il fenomeno in maniera più approfondita e per capire l'entità sul territorio nazionale. Diciamo fino a poco tempo fa c'erano pochi libri che parlavano di Marocchinate, c'è il libro di Davide Sabatini e di Fabrizio Carloni che parlavano in maniera molto specifica di queste marocchinate, ma l'associazione ha voluto raccogliere effettive testimonianze sul territorio. Tenete presente che oltre la Sicilia, di cui c'era un teatro di guerra logicamente differente da quello dopo l'8 settembre e dove la popolazione siciliana si è ribellata con le armi e le violenze marocchine, i Gumi poi sono sbarcati a Salerno. Da Salerno le truppe praticamente hanno risalito l'Italia e si sono fermati qua sulla linea Gustav. C'è il famoso editto di Juin che parla delle famose 50 ore di libertà, cioè Juin era il generale francese che prometteva alle truppe che se avessero sfondato la linea Gustav tutto quello che c'era dietro la linea era di loro proprietà, ma l'editto non è, diciamo, non abbiamo documenti storici per affermare la veracità dell'editto, ma secondo noi è anche riduttivo, perché le truppe non è che hanno stuprato solamente queste famose 50 ore, hanno stuprato da quando, diciamo, sono sbarcate. Tengo a precisare anche un'altra cosa che è molto importante e che poche persone sanno. Di solito quando si parla di marocchinate si abbina a un teatro di guerra, ma le truppe hanno stuprato anche in posti dove non c'era un teatro di guerra. Dico questo esempio che è capitato nella provincia di Latina: le truppe francesi hanno stazionato all'interno del Parco Nazionale di Sabaudia per 4 mesi circa e loro sistematicamente la sera uscivano e andavano a violentare le donne che stavano nelle vicinanze del Parco Nazionale Circeo, ma abbiamo tante testimonianze. Oltre le donne. Qual è il numero all'incirca delle vittime in provincia di Frosinone e anche in provincia? Allora, nella provincia di Frosinone, con i documenti dell'epoca, ci sono state 60.000 richieste di danni e di violenze. Però su queste 60.000 richieste va fatto un numero molto più ridotto. È molto più ridotto perché venivano utilizzate, diciamo, le stesse richieste per i danni che provocavano le truppe, nel senso che loro nella maggior parte dei casi violentavano, ma in altri casi depredavano le case, se non addirittura gli davano fuochi. Facendo una stima a ribasso proporzionale all'associazione con i documenti alla mano, possiamo stimare che, e con i documenti dell'epoca, perché all'epoca furono mandati anche dei medici che refertavano su ogni comune la situazione e su quasi tutti i referti medici c'è scritto che un terzo della popolazione ha preferito non denunciare all'autorità per tantissimi motivi che spiegheremo più avanti queste violenze. Quindi non è facile donna parlare assolutamente di tutto ciò, eppure voi siete riusciti, come mi spiegavi prima, anche ad intervistare. Sì, abbiamo intervistato l'età avanzata delle donne che. Però ancora non ho dato il numero delle violenze, perché il telespettatore vuole sapere quante donne sono state violentate. Quindi facendo una stima a ribasso abbiamo calcolato che sono state violentate 60.000 donne, ma sulle donne vanno calcolate anche uomini e bambini in tutta Italia, tenendo presente che un terzo della popolazione quindi non ha fatto le denunce, tenendo presente che ci sono stati tanti bambini, tante donne, cifra credibile si aggira intorno alle 60.000 donne, uomini e bambini violentati.
Tengo a precisare quest'altra cosa che è molto importante, è un dato molto fondamentale. Si stanno svolgendo in questi giorni le tradizionali celebrazioni per il carnevale storico di Frosinone, ma c'è attesa per il martedì grasso con la festa della Radeca. Continuano i festeggiamenti per il carnevale storico di Frosinone. Lunedì alle 15 spazio alla festa del carnevale in famiglia itinerante con il generale Championnet che incontrerà le case famiglia della città. Ma gli occhi sono puntati tutti sul martedì grasso, con la tradizionale festa della Radeca. Anche quest'anno, dunque, al culmine dei festeggiamenti, tra carri allegorici, costumi e maschere, si rivive l'antico rito della Radeca, nel dialetto frusinate la foglia d'agave, simbolo di fertilità, con il suo re, personificazione del generale francese... Championnet, che finisce niente meno che bruciato. Ma facciamo un passo indietro per scoprire che le origini di questa festa si perdono in un'epoca precristiana. Collegata agli antichi riti di fertilità dell'epoca pagana, la Radeca propone un rituale purificatorio, un percorso di morte e rinascita che si conclude con il rogo del re Carnevale, personificato a partire dalla fine dell'Ottocento dal generale francese Jean-Antoine-Étienne Vachier, detto appunto Championnet. Perché proprio lui? Torniamo all'inizio del 1799, quando le truppe francesi che occupavano il territorio vollero vendicarsi di una ribellione organizzata proprio dagli abitanti di Frosinone. Inutile dire che fu una vera strage. Pochi mesi dopo, mentre il popolo in piazza festeggiava in nome della Radeca, giunse voce al generale Championnet di una nuova insurrezione cittadina. Con l'intento di reprimere ancora più ferocemente questa nuova ribellione, il generale arrivò alle porte di Frosinone, dove fu invece accolto da un popolo festante. La leggenda racconta che si mischiò così alla folla bevendo il tradizionale vino rosso e mangiando fettuccine ciociare, i classici fini fini. Da allora Championnet divenne simbolo del carnevale. Ogni anno un fantoccio vestito da generale francese, sbronzo, viene festeggiato, portato su di un carro e poi dato alle fiamme. Ancora oggi la festa inizia nel pomeriggio del martedì grasso e in testa al lungo corteo sfilano figuranti in abiti settecenteschi. Segue la banda musicale e il carro trainato con il generale Championnet, mentre in coda ci sono i radecari che brandiscono la Radeca. La festa prosegue con la consueta condanna del generale, la distribuzione dei cosiddetti maccarune, la lettura del testamento lasciato dal generale e il rogo del fantoccio. Attenzione, se decidete di partecipare alla sfilata, dovete assolutamente prendere la Radeca, se non volete incorrere in una punizione che prevede di subire anche un certo numero di radecate. E l'amministrazione comunale, a proposito proprio del carnevale, per assicurare un sereno svolgimento dei festeggiamenti, ha emanato l'ordinanza che vieta l'utilizzo di sostanze volte a deturpare beni pubblici o privati o idonee ad arrecare danni ai cittadini presenti sulle vie del capoluogo nei giorni in cui sono programmati gli eventi carnascialeschi. In coincidenza di tale periodo, infatti, è ricorrente l'uso da parte di molti giovani di bombolette e spray schiumogene, spray al peperoncino e materiali imbrattante e colorante in modo permanente, nonché di altri articoli quali fialette puzzolenti, polverine pruriginose, contenitori che spruzzano acqua o altro tipo di liquidi, lancio di uova, fiaccole di ogni genere, manganelli e simili. L'impiego di questo materiale per il modo spesso molto sconsiderato e vessatorio con cui è adoperato provoca danni diretti alla salute dei cittadini, alla loro integrità fisica e all'ambiente circostante, dando peraltro spesso origine a reazioni, diverbi e comportamenti rissosi in genere che per niente si adattano al clima festoso del momento e che rischiano anche di incidere negativamente sotto l'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma anche del decoro urbano. Quindi nella giornata di martedì grasso è dunque istituito su tutto il territorio comunale, fa sapere l'amministrazione, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il divieto di usare bombolette spray contenente materiale schiumogeno che possa provocare ovviamente danni alla salute pubblica. Ed ora in primo piano la politica, perché oggi fino alle 20 gli elettori del PD sono chiamati a scegliere il nuovo segretario nazionale del partito. Tre i candidati in lizza, si tratta di Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. In provincia di Frosinone sono stati allestiti circa 80 seggi e possono votare gli iscritti, gli elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. Lo spoglio delle schede avverrà immediatamente alla chiusura del seggio. Vince il candidato che avrà ottenuto il 50%
100 più 1 dei componenti dell'Assemblea nazionale attraverso il meccanismo delle liste collegate. E nella trasmissione Ritratti, ospite l'europarlamentare europeo Alessandro Foglietta, il quale ha tratteggiato un ricordo di Giorgio Almirante che è stato nel suo paese, supino. Io sono entrato a far parte del gruppo della Giovane Italia insieme a Biagio Cacciola, era il 1969, avevo 16 anni, poi mi ricordo che facevo un convegno con Biagio che mi parlò immediatamente di rivoluzione, che sconvolse un po'. Io avevo il gruppo giovanile a Supino, che era il gruppo giovanile più grande di tutta la provincia di Frosinone, non perché grande il rapporto alla consistenza di Supino in termini di cittadini, perché era il più grande in termini assoluti. Io avevo iscritto al partito, al fronte della gioventù, 47 persone, io ricordo, ho una buona 47 persone. E nel 1983 iniziamo a fare le feste tricolori a Supino. Iniziamo a fare le feste di colore con tanti personaggi, venne Pino Raudi, Giulio Maceratini e quant'altro. Poi nell'84, grazie a Oreste Tofani, che poi c'era un'altra foto e parlerò un attimo di lui, certo, più avanti. E nel 1984 Oreste Tofani mi disse che c'era la possibilità di avere Giorgio Almirante, sai? Avere Giorgio Almirante nel tuo paese, dopo aver fatto tanti anni sempre politica per il Movimento Sociale Italiano e quant'altro, era un onore per il paese, era un onore per me, era un onore per la mia comunità, ero diventato segretario del partito e quindi ci tenevo particolarmente. Ecco, la presenza fu una presenza incredibilmente bella, perché Giorgio parlò quasi per un'ora a Supino, perché lui non aveva il problema di parlare a Supino o a Roma, magari a Roma aveva parlato anche per 15 ore consecutive, a Supino parlò un'ora, ma non è che disse faccio 10 minuti e me ne vado. È una delle cose più simpatiche di tutto il comizio, a parte le citazioni, a parte l'importanza del comizio di Giorgio Almirante, che era proprio un maestro di grande livello. Ricordo che io avevo insieme a Felicetto, ad Angelo, a Diego, avevo deciso di fare sparare qualcosa durante, prima quando arrivava il presidente, il segretario, non il presidente, quando arrivava il segretario, di far sparare una bomba, sai, erano quelle bombe per quanto riguarda i fuochi d'artificio. E c'erano dei carabinieri presenti, dei poliziotti presenti, sparò questa bomba, buttarono quel poveretto di Giorgio Almirante dentro la macchina quasi con violenza, perché dicevano ecco le bombe, un attentato. E quindi però quella presenza credo che sia stata la presenza più bella che abbiamo avuto nel mio paese per quanto riguarda la mia parte politica. Ci sono stati altri soggetti politici ma mi interessa poco, ma è un ricordo veramente che diventa difficile, anche perché quando arrivava Giorgio Almirante arrivava qualcosa di, che per noi tutti di questa comunità umana e politica, dove la politica ci si credeva veramente, dove si andavano ad attaccare i manifesti perché si aveva voglia di farlo, perché qualche volta si finiva anche a fare qualche cosa che probabilmente dovevamo evitare di fare, ma lo facevamo perché credevamo a un ideale, creavamo una fede, avevamo una nostra storia. Forse oggi viene a mancare, io spero di no, che tutti quanti tengano sempre presente quello che è stato il passato e quello che deve essere il presente, perché noi ci teniamo che non succeda più quello che è successo, i tanti morti che ci sono stati negli anni 70-80, tanti giovani del nostro mondo che sono venuti a mancare, che sono stati ammazzati, beh, sono cose che non devono succedere più. Il confronto politico serve, il confronto politico è utile. A me piace nel momento in cui c'è un dibattito, che ci sia un momento anche con vigore, però non bisogna mai di scontro sano, di scontro, non si deve arrivare mai a quella determinazione, a quello più che determinazione, a quello che è successo in quegli anni, che tanti giovani, veramente giovani, anche della mia età, non ci sono più. Ed ora passiamo allo sport.
Siamo al calcio di Serie A, vincere per archiviare il discorso salvezza, e questo è l'obiettivo sia del Frosinone che del Genoa, un Frosinone pimpante alla disperata ricerca di punti per non retrocedere. Sfida da tripla, verrebbe da dire, con i Liguri che nelle ultime settimane hanno trovato continuità di risultati e che con un successo arriverebbero a 32 punti in classifica. Non sarebbe l'aritmetica a premiare i calciatori di Prandelli, ma la distanza dalla zona rossa inizierebbe ad essere piuttosto consistente. I sociari, che una settimana fa hanno sfiorato l'impresa contro la Roma, nelle ultime gare hanno raccolto meno rispetto a quanto seminato ed ora vogliono il successo per dare uno slancio alla parte finale della stagione. Baroni, il mister del Frosinone, sprona i suoi a vincere, allora sentiamo uno stralcio della sua intervista. Cerchiamo di andare a fare una partita solida giocando, perché come vi ho già detto questa squadra deve rimanere più possibile lontano dalla sua porta, deve cercare di essere aggressiva, troveremo una squadra aggressiva, troveremo una squadra che sono molto bravi a gestire il secondo palle, e quindi ci sono tanti aspetti su cui ci stiamo lavorando e dobbiamo assolutamente controbattere in campo, perché ripeto per noi è una partita, lo è anche per loro, ma per noi è una partita fondamentale, e quindi ci deve essere sicuramente quella grande attenzione nella gara, negli episodi, nella gestione della partita, nella veemenza, nell'impatto fisico, perché sono una squadra anche fisica, e quindi dobbiamo assolutamente mettere tutte queste componenti in campo per fare un risultato importante. Bene, è tutto per questo spazio informativo. Grazie come sempre per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.